Eccoci qui in Piazza Vecchia, alla fine dello spettacolo di questa bellissima domenica d'agosto. Lavorare in questo posto, da questo magnifico loggiato, è già di per sé un regalo. È un posto che ha una magia. Si sente la memoria di tutti i burattinai che hanno lavorato qui. È come lavorare in un teatro che è stato calcato dai grandi di quest'arte. E c'è sempre un pubblico, non solo di piccoli ma anche di grandi, estremamente generoso e competente. È sempre bellissimo lavorare qui in Piazza Vecchia e qui a Bergamo, che è una delle culle del teatro dei burattini di tradizione del nostro paese. È sempre un grandissimo piacere, ed è un piacere poter portare su questa piazza Pirù, che è la maschera che mi accompagna da 30 anni negli spettacoli di repertorio popolare. Pirù è nato nell'87, perché venendo da Varese, da noi eravamo una terra senza una maschera propria, come invece altre città, come Bergamo con Gioppino, come Bologna con Ballanzone, l'Emilia con Fagiolino, Sandrone, Arlecchino e Pantaloni in Veneto. Insomma, da noi c'erano i burattinai bergamaschi che venivano con Gioppino e c'erano i burattinai piemontesi che venivano con Gianduia. Dovendo e volendo misurarmi col teatro di repertorio popolare, non con la tradizione, perché la tradizione è una cosa che evolve continuamente, ma volendo fare il teatro delle teste di legno in baracca, mi sono creato questo personaggio che parla con inflessioni dialettali dell'alto milanese, che è la terra dove vivo ed è la lingua che dialettale che pratico. E da allora mi accompagna in questi viaggi, in questi pellegrinari in giro per l'Italia e fuori d'Italia. È un personaggio nato ispirandosi alle maschere più importanti della tradizione per contaminazione, come del resto è successo per tutte le maschere. Di fondo sono degli archetipi che hanno gli stessi caratteri e Pirù non si discosta dai suoi più nobili e più famosi compagni di avventure, come appunto gli italiani che ho già citato, e come gli stranieri, Pance, Polichinelle, Guignol, Petrushka, Don Cristoforo, eccetera. Quindi abbiamo due, perché nello spettacolo di oggi si esibisce due, come nelle migliori tradizioni, oltre al protagonista c'è sempre la controfigura per le scene più pericolose. In questo caso c'è questa scena in cui c'è bisogno di avere Pirù con la lingua lunga, e quindi questo è il Pirù con la testa scolpita in legno, questo invece è un Pirù con la testa in fibra di vetro. Contaminazione e modernità anche nei materiali, nel senso che a fianco alle teste di legno, per fare i trucchi, si usano materiali anche della modernità, però sempre dentro un repertorio che affonda le sue radici nel teatro popolare. Cambiare la casa.